È iniziata ieri la serie di appuntamenti dedicati ai concerti del lunedì in Piazzale della Libertà. 13 serate con grandi orchestre d'Italia promosse dal Comune di Pesaro, città creativa della musica UNESCO e APA Hotels. 13 appuntamenti per accogliere turisti e cittadini. Sì, esatto, partiamo questa sera, grande serata, vedo la piazza piena, quindi questo è già un ottimo risultato. E questa sera un'orchestra di 35 elementi, il palco pieno, la piazza piena, tanta gente, tanta voglia di divertirsi. Con questa rassegna è ufficialmente iniziata un'estate da capitale per Pesaro. Sì, è anche il lunedì che è diventato un appuntamento fisso per coloro che vogliono ballare, ascoltare la musica. Questa piazza che abbiamo sistemato alcuni anni fa, e quindi parte finalmente la stagione anche del lunedì, e noi siamo ovviamente molto contenti di queste serate perché siamo tante cose, ma siamo soprattutto città della musica, quindi vogliamo una città dove tutte le sere si possa ascoltare musica per tutti i generi e per tutte le fasce d'età. I turisti lo apprezzano molto e da quando lunedì c'è questo appuntamento e abbiamo sistemato la palla è diventato un appuntamento davvero imperdibile. A lanciare l'estate da capitale alla palla sono stati i finalisti di The Voice Senior, il pesarese Mario Aiudi e il fanese Claudio Morosi, i due durante la finale di marzo del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici hanno tenuto incollata agli schermi l'intera provincia. Due artisti, pesaresi e fanesi, che quest'estate ci hanno emozionato, ci hanno inorgoglito in TV, hanno parlato tanto del nostro territorio e stasera aprono questa rassegna nel miglior modo possibile. E oggi invece torni a cantare a Pesaro, nella tua Pesaro. Torno a cantare a Pesaro, una cosa che volevo fare da tanti. Ho girato il mondo, ho cantato con i più grandi spettacoli America, Inghilterra, qui e là, ma tornare a Pesaro è una cosa magnifica. The Voice è stata una delle più belle esperienze che ho avuto. Dopo tanti anni ritornare in Italia e fare quel con la Rai, una cosa, io ho lasciato l'Italia a 18 anni, non avevo fatto niente di spettacolo in Italia, a fare quel programma è stato davvero molto interessante e mi è piaciuto moltissimo. Cosa aspettarsi dal concerto di questa sera? Tanta gente che ci ama, perché noi amiamo questo pubblico. Invece cantare con Mario com'è? Ah, cantare con Mario è una cosa straordinaria, ci siamo già visti a Milano appunto, già siamo diventati amici lì, prima non ci conoscevamo bene, ovvero avevamo suonato insieme qualche volta, ma tanti anni fa, 10 anni fa, rincontrarlo e conoscerlo bene è stato meraviglioso. Voi avete rappresentato Fano e Pesaro in mondovisione quasi, insomma, quali sono state le vostre sensazioni? Ah, nostre sensazioni, sai, quando si è lì c'è un po' da fare, quindi non è che abbiamo avuto tante sensazioni, quelle arrivano dopo le prestazioni e arrivano le sensazioni bellissime. Una serata meravigliosa, strepitosa, perché i due cantanti sono eccezionali, perché uno, voglio dire, compensa l'altro, no? I generi sono un po' distanti, però ci stanno in una serata di piazza, perché uno fa Sinatra, swing, e invece l'altro è più soul, rhythm and blues, con questa voce un po' graffiante che però fa anche canzoni all'italiana, Fausto Leali, anche Massimo Ranieri, Perdere l'amore, e in più c'è un'orchestra che suona interamente dal vivo, che è quello poi la vera anima di questa serata, è un'orchestra interamente dal vivo, con tanti fiati, con arrangiamenti originali, e quindi arriverà un volume sonoro ed impatto proprio per tutto il pubblico, bellissimo.